Ragazze, oggi nuovo video, mi preparo con voi, get ready with me. Come potete notare anche dalla mia faccia completamente struccata e al naturale, ho pensato di registrare questo nuovo mi preparo con voi anche perché ho controllato tra i miei video e l'ultimo risale a più di un mese fa, quindi insomma sto per uscire tra mezz'ora, 40 minuti, devo uscire, quindi ho pensato di prepararmi con voi e spero ovviamente che vi faccia piacere. Ora, guardandomi dall'anteprima, sono in condizioni pietose perché, come accennato in diversi video, sto combattendo, tra virgolette, la fuoriuscita di diverse imperfezioni, di diversi brufoletti, quindi perdonatemi per la faccia disastrata e direi che è il caso di iniziare. Dunque, stavo pensando di realizzare un trucco abbastanza nude, quindi i miei soliti trucchi abbastanza naturali. Questa volta però voglio indirizzarmi sui colori rosati, rosa nude, ispirata alla canotta che indosso oggi, e voglio utilizzare questa palette di Make Up Revolution, la famosissima Iconic 3 dupe della Naked 3 di Urban Decay. Questa palette io ve la straconsiglio perché è validissima. Gli ombretti sono di buona qualità, sono un pochino polverosi, però insomma per 5 euro 4,90 è assolutamente una palette da acquistare, vale assolutamente l'acquisto. E per quanto riguarda invece le labbra, stavo pensando di utilizzare una delle nuove pastello labbra di Neve Cosmetics, la colorazione Orchidea, la più scura tra le due, Magnolia e Orchidea. E niente, partiamo subito perché ogni volta mi perdo in chiacchiere. Tra l'altro a fine video vi voglio mostrare anche due piccoli acquisti del marchio Wet n Wild, perché finalmente hanno allestito uno stand Wet n Wild anche nella mia città, però di quelli parliamo a fine video. Oggi non ho voce. Va bene, e inizio subito con la base occhi. Come sapete io parto sempre dal trucco occhi, vado ad applicare il Painterly di MAC, questo Paint Pot Painterly ombretto cremoso, color carne, che io utilizzo tutti i giorni, tutte le volte in cui mi trucco, come base ombretto, e vado ad applicarlo. Ok, dopo aver applicato Painterly vado ad applicare gli ombretti della palette Iconic 3 e stavo pensando di utilizzare questo color rosato totalmente matte nella parte iniziale dell'occhio e poi vado a sfumare nella piega dell'occhio con questo marroncino un attimino più intenso. Come vedete sono tutti colori naturali e come sempre non sto qui a dirvelo, però utilizzo i pennelli Essence con i quali mi trovo benissimo. Quindi iniziamo dalla parte più chiara, senza fare danni. Intanto stanno cinguettando gli uccellini perché ormai siamo a metà marzo, metà fine marzo, quindi la primavera finalmente sta arrivando e vai. E nulla, io inizio a truccarmi perché ovviamente mi perdo in chiacchiere. Allora, che cosa devo fare oggi? Oggi devo andare a pranzo fuori con il mio fidanzato, come ogni settimana noi cerchiamo a metà settimana di vederci, di pranzare insieme, andiamo a pranzo fuori, anche perché lui sta frequentando ancora l'università, la magistrale di ingegneria elettronica, e di conseguenza è molto impegnato con l'università e cerchiamo sempre di ritagliarci questo pranzetto insieme a metà settimana, poi ovviamente ci vediamo anche a fine settimana. E nulla, sicuramente mangeremo qualcosa di leggero, che ne so, un'insalata, roba del genere, perché ieri sono stata al compleanno di mie zie, due gemelle, e ho mangiato davvero tantissimo, non sto qui a dirvi, davvero Marty in versione porcellino, maialino, perché in realtà io sono una buona forchetta. E mi piace mangiare, mi piacciono le cosine sfiziose, poi c'è la pizza, torte salate, ogni ben di Dio, quindi potete immaginare la mia voracità nel azzannare tutto quel cibo, ma scherzi a parte, oggi insomma stiamo un attimino leggeri.
Ok, adesso vado nella piega dell'occhio e nella parte finale dell'occhio e vado ad utilizzare il marroncino più scuro che vi ho mostrato prima e lo faccio con un pennello sempre del marchio Essence, questo qui da sfumatura, un attimino cicciotto. E quindi, visto che si sta avvicinando il bel tempo, primavera e pian pianino arriverà ovviamente anche l'estate, è il caso di rimettersi in forma perché non so se ve l'ho mai detto, ma credo di sì. Io sono una pigrona nata, io non faccio sport da diversi anni, mea culpa. So che è sbagliato, è sbagliatissimo e stavo pensando, insomma, di rimettermi, tra virgolette, in carreggiata anche per, insomma, per aiutare un pochino il mio fisico, il mio metabolismo soprattutto. E stavo pensando di fare qualche camminata veloce, magari tutti i giorni se riesco, per un'oretta al giorno. Adesso vediamo un attimino, magari mi faccio accompagnare da mia madre perché anche lei vuole insomma rimettersi un attimino in forma. Quindi adesso vediamo un attimino e spero insomma di farcela. E io mi trucco perché ovviamente mi devo sempre perdere in chiacchiere e andiamo a sfumare nella piega dell'occhio e nella parte finale dell'occhio. Poi, come al solito, vado a prendere la mia Naked Basics 1 e vado a prendere il colore WOS, l'illuminante per l'arcata sopraccigliare. Così. E vado ad applicarlo con questo pennello Sciacca che vi straconsiglio perché è validissimo, il 570. E non so se ve l'ho detto tra l'altro, ma ho leggermente spuntato, accorciato i capelli. In tante mi avete detto di non farlo, però sinceramente ragazze, le mie lunghezze, soprattutto le punte, erano particolarmente rovinate. E sinceramente sì, mi piacciono i capelli lunghi, però mi piacciono i capelli lunghi curati e sani. Quindi ho tagliato un 2-3 centimetri, non di più, giusto per mandare via le doppie punte, le punte secche e rovinate. E devo dire che mi piacciono, poi li ho leggermente scalati e nulla, ecco, volevo dirvelo perché insomma vi ho chiesto consiglio su Instagram e non vi ho poi aggiornato sulla mia decisione, diciamo così. Poi vado a correggere i miei innumerevoli rossori con questa palette di correttori del marchio Wycon. Questa qui faceva parte della collezione Makeup Artist. Di questa palette vi ho parlato diverse volte, l'ho utilizzata in diversi Mi Preparo con voi. Come potete notare, la porzione verde è quella più utilizzata. E vado con questo pennello e.l.f. da correttore a correggere appunto le mie imperfezioni e i miei rossori. Da quando ho smesso di utilizzare la BB Cream di Sobioetic, le mie imperfezioni sono notevolmente ridotte, si sono notevolmente ridotte e attenuate per fortuna. E in quest'ultimo periodo, nell'ultimo mese, mese e mezzo, 2 mesi abbondanti, sto utilizzando, come vedrete anche dopo, il fondotinta di Avril, del marchio Avril, con il quale mi sto trovando davvero benissimo e mi sento assolutamente di consigliarvelo perché è molto leggero e non mi ha mai causato alcun tipo di problema. E per quanto riguarda poi la BB Cream di Sobioetic, visto che comunque non mi va di cestinare un prodotto che ho pagato 12-13 euro all'incirca, voglio terminarla, voglio smaltirla e la utilizzo raramente anche su tutto il viso, però soprattutto la sto utilizzando come correttore per il contorno occhi e in questo modo devo dire che mi trovo molto molto bene e non mi ha creato problemi. Ok, ho coperto più o meno tutti i rossori e adesso vado a prendere la BB Cream di Sobioetic e vado ad utilizzarla come correttore per il contorno occhi. Ne applico una piccola quantità, vediamo, ok, più o meno questa è la quantità. Una volta applicato il correttore sulle occhiaie, sul contorno occhi, vado ad applicare il fondotinta e come vi ho detto prima sto utilizzando questo qui del marchio Avril nella colorazione più chiara, la Claire, e vado ad applicarlo con il mio amatissimo pennello zozzissimo di Real Techniques, l'Expert Face Brush. E adesso vi mostro anche l'applicazione di questo prodotto. Come vedete sta fuoriuscendo perché è davvero molto molto liscio.
liquido come prodotto, quindi magari bisogna applicare una maggiore quantità di prodotto rispetto ad altri prodotti come la stessa BB Cream di Sobioetic, un attimino più corposi e consistenti. Spero di non sporcarmi. Perfetto, ho applicato e sfumato il fondotinta Avril. Mi sto guardando un attimino dall'anteprima della videocamera e sembro davvero super bianca, super cadaverica. In realtà lo sono, però qui mi sembra un attimino accentuato, eccessivo, ma vi assicuro che il fondotinta Avril è del mio stesso colore di pelle di carnagione e non si vede assolutamente alcuno stacco. Vado adesso ad applicare il mascara e finalmente posso farvi vedere alla uno dei miei mascara preferiti di sempre, anzi forse il top, il preferito di sempre, ed è questo qui di Benefit, il famosissimo The Real. E questo, ragazzi, è un mascara davvero bomba che vi straconsiglio. Purtroppo si sta leggermente seccando, anche perché comunque la mini taglia l'ho sfruttato a dovere, si sta leggermente seccando, però l'effetto è sempre bellissimo e adesso cerco di mostrarvelo, perché secondo me l'effetto è fantastico, effetto ciglia finte, nero bello intenso, volumizza, allunga. Adesso vi faccio vedere direttamente all'azione. Questo è l'effetto del mascara, non so se rende, non so se riuscite a notare qualcosa, però ho delle ciglia davvero lunghissime. Ora, io ho delle ciglia al naturale già abbastanza lunghe e già abbastanza folte, però devo dire che la differenza si vede tantissimo. Questo mascara io mi sento assolutamente di consigliarvelo. Guardate insomma l'effetto. Niente, mi piace tantissimo. Adesso appunto lo termino, ma di sicuro lo riacquisterò in futuro perché è il top dei top, ci piace. Vado ad applicare la cipria, sto ancora utilizzando questa qui di Benecost, la Natural Compact Powder Mattifying. Come vedete il buco è sempre più grande, però insomma non l'ho ancora terminata. Questa è la colorazione porcellana, la più chiara, e vado ad applicarla con questo pennello del set Bamboo di Zoeva. Perfetto, cipria applicata, adesso vado ad applicare il blush e voglio applicare questo qui, sempre di Benecos, il Natural Powder Blush nella colorazione Sassy Salmon, che sto davvero adorando, questa qui pescata, che dà un effetto molto molto naturale sul viso. E andiamo ad applicarla con un pennello sempre del set Bamboo di Zoeva, questo qui un attimino angolato, però abbastanza cicciotto. Vado ad applicare il gel fissante per sopracciglia di Essence, che sinceramente non sopporto, non tollero più, e per fortuna lo sto anche terminando. Prima mi piaceva abbastanza, però secondo me hanno cambiato ultimamente la formulazione, perché è davvero tanto tanto liquido e va ad attaccarmi, ad appiccicarmi tutte le sopracciglia, e l'effetto è davvero poco naturale. Certe volte mi ritrovo anche dei pezzettini di gel fissante, che è qualcosa di improponibile. Però ormai ce l'ho tra le mani e voglio assolutamente terminarlo. Anche questo applicato, e finalmente passiamo alla parte finale, quindi alle labbra, al trucco labbra. E come anticipato prima, vado ad applicare questa a mo' di rossetto su tutte le labbra, ovvero la nuova pastello labbra di Neve Cosmetics nella colorazione Orchidea, che io ho comprato qualche tempo fa in promo lancio a 2,40€ a metà prezzo, quindi non potevo assolutamente lasciarmele scappare, le ho acquistate entrambe, sia Orchidea che Magnolia, e oggi voglio applicare con voi Orchidea, quindi togliamo il tappo, se ci riesco, e vado ad applicarla. Questo è l'effetto finale, questo è l'effetto della pastello labbra Orchidea di Neve Cosmetics. Come vedete è sicuramente un look molto molto naturale, molto tranquillo, secondo me anche abbastanza primaverile, ecco, adatto al periodo che si sta ormai avvicinando sempre di più, al bel tempo. Visto che ci sono, vi mostro anche, così a fine video, due piccoli acquisti che ho fatto da OVS, finalmente da OVS
fosse nel centro commerciale Levele, per chi fosse insomma della mia città, della mia zona, ho trovato il marchio Wet n Wild. Hanno finalmente allestito uno stand Wet n Wild e c'è anche la P2 se vi interessa. Facciamo festa perché finalmente Wet n Wild è arrivata anche qui a Cagliari. Allora, il primo prodotto che ho deciso di acquistare, già avevo intenzione di acquistarne uno nuovo, è proprio questo gel fissante per sopracciglia. Si presenta così, la confezione è abbastanza simile a quella Essence, e questo qui è appunto del marchio Wet n Wild. Ne ho sentito parlare davvero molto bene da diverse ragazze e sicuramente non appena termino quello Essence inizio questo qui di Wet n Wild. Questo qui contiene 8,5 ml. L'ho pagato 3 euro, 2,99, leggermente di più, però insomma, se ne vale la pena, sono soldi ben spesi e non vedo l'ora di provarlo, di testarlo. E poi mi sono lasciata tentare dai rossetti, ne ho comprato soltanto uno, in realtà mi sono contenuta. Perché? Perché in realtà io in quest'ultimo periodo sono in fissa con i colori nude marroncini e soprattutto sono in fissa con il rossetto MAC Velvet Teddy, che ragazze, è qualcosa di fantastico, secondo me è un colore nude, marroncino, però davvero elegantissimo. E visto che comunque in quest'ultimo periodo sto cercando di tirare la cinghia, sto cercando di risparmiare per quanto riguarda il make-up, ho deciso di comprare questo rossetto Wet n Wild, che in realtà sarebbe un dupe, un colore davvero molto simile a quel rossetto MAC. Questo nello specifico è il numero E902C Bare It All, che adesso vi mostro. La confezione è questa qui classica e questi fanno parte, se non erro, della linea Mega Last, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo. Comunque questa collezione qui totalmente matte. Ve lo swatcho direttamente sulla mano e il colore è esattamente questo qui. Secondo me è praticamente identico al rossetto MAC. Se voi ce l'avete, fatemelo sapere perché secondo me il colore si avvicina tantissimo. Sicuramente non avrà la stessa performance del rossetto MAC, ma chi se ne frega. Mi sono fissata con quel colore e ho pensato bene di acquistare questo dupe di Wet n Wild e anche questo l'ho pagato 3 euro. E niente, io adesso la smetto davvero di blaterare perché sicuramente sarà venuto fuori un video chilometrico e dovrò tagliuzzare tantissimo con l'editing. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero di avervi tenuto un attimino di compagnia. Fatemi sapere se vi piace questo look che ho ricreato in questo video, se volete vedere altri video mi preparo con voi. Fatemi sapere se conoscete i prodotti che ho mostrato, che ho utilizzato e anche se conoscete i prodotti Wet n Wild e se mi consigliate qualcosa di questo marchio. Io vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze!